Era il 22 luglio 1944, esattamente 80 anni fa, quando il contingente militare britannico indiano entrò nella tarda mattinata a Città di Castello per liberarla dall'occupazione nazifascista. Lo stesso tragitto è stato percorso dal corteo con la fanfara dei bersaglieri di Gubbio, Filarmonica Giacomo Puccini, le istituzioni, le tante associazioni e i numerosi tifernati per festeggiare tutti insieme questa importante ricorrenza. L'ottantesimo è un appuntamento fondamentale per questa città. Il 22 luglio del 1944 Città di Castello è stata liberata. Un appuntamento che permette a una comunità di ricordare i valori importanti, ovvero quelli della democrazia, della libertà, riconquistata. Questo ricordo è un ricordo che vede le istituzioni presenti in maniera doverosa nel ricordare le gesta eroiche non solo dei tanti nostri concittadini che hanno contribuito alla liberazione, ma anche dell'esercito e degli alleati che questa liberazione ce l'hanno donata. L'iniziativa credo sia stata molto riuscita e c'è stata una grande partecipazione popolare e la fanfara di bersagliera ha dato un tocco in più e soprattutto direi che c'è stato un vero sentimento comunitario che è molto importante in momenti come questi perché l'anniversario della liberazione, l'ottantesimo anniversario della liberazione e credo che vada festeggiato in questo modo. Fu una grande vittoria, fu la sconfitta del nazifascismo, dovuta ovviamente al grande contributo delle truppe anglo-indiane, degli alleati, ma anche grazie all'intervento, a tutto il lavoro fatto dalle bande partigiane che operarono nel nostro territorio. Furono i partigiani che poi ridiedero dignità al nostro paese e poi furono coloro che diedero dignità al nostro paese con la carta costituzionale e di quella che noi dobbiamo essere veramente fieri. Quindi oggi è una bellissima giornata.